77 anni fa la città di Pesaro veniva liberata dall'esercito tedesco. In occasione dell'anniversario, oggi pomeriggio, si sono svolte le celebrazioni. Era stata annunciata anche la presenza di Liliana Segre, ma la senatrice a vita non è riuscita a partecipare all'evento. Il corteo è partito dal Monumento della Resistenza per poi spostarsi alla chiesa di Sant'Ubaldo, dove è stata deposta una corona d'alloro. Successivamente è stata la volta di Piazzale Collenuccio, dove si è svolto anche un momento di preghiera in memoria dei caduti. Presenti alla cerimonia le associazioni combattentistiche ed Arma, oltre all'ANPI. Le celebrazioni si sono concluse con il discorso del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Bellissima storia della nostra città, ci deve in qualche modo far capire che anche oggi, se non ci sono popolazioni che hanno la consapevolezza di resistere, non si riesce ad ottenere la libertà. L'abbiamo visto in Afghanistan, nonostante le forze alleate, se non c'è una consapevolezza forte nella popolazione a resistere, poi democrazia e diritti non si affermano. Così come abbiamo visto che il tema dell'accoglienza è altro modo un tema di grande attualità, così come nel nostro territorio i cittadini delle aree interne hanno accolto le persone sfollate dalla costa, da Pesaro in particolar modo, noi oggi abbiamo un dovere nei confronti di quelle popolazioni che scappano da soprusi, da guerra e da prevaricazioni. E dall'altra queste migliaia di persone hanno perso la vita per la libertà e la democrazia, e sentire oggi invocare la dittatura sanitaria significa non conoscere la storia, ed un vero e proprio insulto nei confronti di coloro che si sono battuti davvero per far cadere la dittatura nel nostro paese. Non solo perché le regole che ci siamo dati in questo anno e mezzo di pandemia sono regole decise dalla democrazia, dalle istituzioni democratiche, ma perché paragonare ciò che è successo durante il nazismo e il fascismo all'esigenza oggi di liberare gli italiani e il mondo da questo terribile virus è davvero agghiacciante ed è appunto un insulto nei confronti di coloro che davvero si sono battuti per la libertà.